Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Faccio questa piccola intro parlata per dirvi questa cosa, che chi di voi mi seguirà anche sul secondo canale dedicato alle ricette di cucina in particolare, ma anche prodotti da supermercato, eccetera, quindi di più all'alimentazione. Io faccio spesso questi video, cosa mangio in un giorno, what I eat in a day, appunto versione inglese, e appunto stavolta invece questo video ho voluto caricarlo sul mio primo canale, semplicemente perché tante persone ancora non sanno che io ho un secondo canale, quindi ci tenevo a dirvi questa cosa, che questa è un'edizione straordinaria, ma tutti gli altri miei video, cosa mangio in un giorno, ne ho fatti ad oggi 4, ma ne faccio proprio tanti, tanti ogni mese, ne faccio, cerco di farne un paio al mese. Li faccio sul mio secondo canale, quindi www.youtube.com/pachitopiccante, dove là appunto vi facciamo tutte queste ricettine. Comunque vi lascio il link del mio secondo canale nel box informazione, e adesso qua sul mio primo canale un altro cosa mangio in un giorno, e vi lascio subito al video. Vi volevo soltanto dire che alcune delle ricette appunto che vedrete in questo video sono già online sul mio secondo canale, appunto come ad esempio il burro d'arachidi, vi avevo fatto la ricetta dei biscotti, tante tante ricette. Quelle che non ci sono ancora le caricheremo nei prossimi giorni, quindi non vi preoccupate, voi come al solito mettetemi un bel pollice in su se volete vedere queste ricette e lasciatemi tanti commentini, commentucci. Io vi mando tanti tanti baci e buona visione. Ciao! Mi raccomando, seguitemi anche sul mio secondo canale, iscrivetevi, è gratis! Ciao! Mua! Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi voglio far vedere cosa mangio in un giorno, perché so che questi video vi piacciono tanto tanto tanto, quindi ne faccio spesso e spero che vi faccia piacere questa cosa. Ovviamente vi chiedo di farmelo capire con un bel pollice in su, così appena raggiungerò tanti like ne farò uno nuovo. Infatti anche adesso lo sto facendo perché l'ultimo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno, ho raggiunto tanti like, quindi ho capito che vi piace, ne sto facendo un altro. E adesso vi faccio vedere un po' cosa mangio oggi. Quindi verrete con me in questa giornata. Il pranzo, ad esempio, non lo farò a casa qua, lo farò a casa mia l'altra, quindi con la mia famiglia, e quindi vi porto con me in questa giornata, vi farò vedere tutto tutto quello che mangio. Iniziamo subito da una meravigliosa colazione. Per colazione, eccomi qua, mangio questi qua che sono, abbiamo fatto io e mia sorella il video, sono sani ma sono buonissimi ragazzi. Sono appassionata e me li mangio sempre a colazione, una botta di energia e anche proteine. Però mangio anche un po' di frutta, mangio anche un'arancia che mi piace tantissimo, soprattutto la mattina di solito la mangio o spremuta tipo ad aranciata, oppure la mangio così a spicchi, mi piace molto. E ieri ho scelto questo qua, il latte di soia, che praticamente anche esso una quota proteica. Io adesso ci metto un po' di caffè dentro e quindi bevo questo qua freddo, così adesso freddo mi piace tantissimo, accompagnato con questi qua, è troppo troppo buono. Mangio un po' di questo e un po' di latte sopra, mamma mia, è buonissimo, lo inzuppo anche dentro, troppo troppo buono. E buon inizio giornata. Ovviamente ragazze mangio sempre una quota proteica a colazione, in questo caso mangio uno yogurt greco a parte, perché di solito nelle altre What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno, oppure vi ho fatto ricette di colazioni, vi ho fatto vedere ad esempio i pancake, vi ho fatto vedere il porridge dove già all'interno c'era una quota proteica. In questo caso non c'erano tante proteine, quindi mangio uno yogurt a parte. E avrei potuto anche inzuppare quelli qua dentro, no vabbè, lasciamo stare. E quindi mangerò questo qua, che è uno dei miei preferiti. Questo qua non è magro, figlio. E a parte tutti quelli magri, che sapete, i miei preferiti sono quello a caffè, quello a vaniglia, quello bianco, anche li adoro. Poi ci sono questi qua che non sono magri, ma Sono troppo troppo buoni, io veramente non riesco a farne a meno. La stracciatella, madò ragazze, è favoloso. Li adoro follemente. Mua! Cioè, guardate quanti pezzettini di cioccolato ci sono dentro. Adoro. Cosa mangiamo a pranzo? Madonna, che Mm. speciale!
risotto alla pescatora. Risotto alla pescatora fatto con polipo, frutti di mare, gamberi e zucchine. Ma che l'originale è questo? Che cosa? È questa grattatina che dà poi un sapore. Poi ho messo prezzemolo e una grattatina di limone sopra. Buonissimo. Annezzi poco polipo perché ci piace. Poi porto il polipo arrostito. Buonissimo. Com'è? Buono. Un piatto ricco di proteine, anche carboidrati, anche perché c'è il riso integrale. Buonissimo, sano in forma. Buon appetito. Grazie. Me lo dimenticate il timo. Un po' di morire, ma che dici? È tuo fornuto. E sai il parmigiano, i tappi, i soldi tappi. Che è venuto Dima? È l'unica cosa che tengo chi lì là sono. I tappi. È l'altezza. No, è buono il timo con limone. Pure pepe e limone. Ma come si sa? Questa pure il timo al limone, sai? È un timo che ha un po' di gusto. Ma sto gruppo come si mangia per fare tre suoi? È un poco e un poco. Com'è un po'? Ma sì, una raffa e un po' di riso, certo. E un po' di limoncello sopra c'è da mettere. Limoncello. Un limone, non un limoncello. Io sono a stempe, sì. Per merenda mangio i miei biscottini al burro d'arachidi, questi qua che vi abbiamo fatto il video, la videoricetta con la mia tisana, faccio questa qua. Ho fatto questa, frutti rossi che in tante mi avete chiesto quale fosse, questa qua che però non vi so dire perché l'ha regalata un'amica di mia mamma e non so dove l'ha comprata, comunque è buonissima, è super concentrata, ne occorre veramente poco. E poi mangio anche un po' di frutta oggi, una mela. Merenda super energetica, anche proteica, perché questi qua sono ricchi di proteine. Vado a vedere la ricetta. Ecco qua, per cena ho preparato questo piatto, un bel piattone proprio enorme, e ci ho messo la quinoa con i ceci, del tonno, tonno in barattolo sgocciolato. Poi ci ho messo dei pomodorini, mi devo ricordare che ci ho messo un casino di roba, dei pomodorini, un po' di rucoletta a pezzettini, si sta appannando pure il vetro, e poi ci ho messo un po' di rosmarino e di erba cipollina, e poi qua ci ho messo, per sapete le mie decorazioni sempre favolose, ci ho messo un po' di rucola che era avanzata con un pomodorino per decorare e dei semini di sesamo neri. È troppo buono questo piatto. Non so, mi dai l'olio per favore. E adesso per completare un filo d'olio extravergine d'oliva a crudo e questo piatto diventa buonissimo. Questo è un piatto che potete mangiare sia caldo che freddo. Adesso che ancora non è estate lo mangiamo caldo, poi in estate lo facciamo anche freddo tipo insalata. È buonissimo ed è molto proteico, perché comunque il tonno è molto proteico, i ceci anche sono molto proteici, la quinoa anche è buonissima, ha un alto contenuto di proteine. E consiglio, come diciamo insaporire ancora di più, potete metterci un po' di limone o un po' di tabasco o un po' di salsa di soia o un po' di crema di aceto balsamico. E veramente vi mangiate una squisitezza. Buon appetito!